Fermento in piazza Diaz a Nocera Inferiore, dove al comitato del neo sindaco Paolo De Maio sono attesi il parlamentare Piero De Luca e il segretario provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano. Motivo della loro visita: congratularsi per l'ottimo risultato elettorale conquistato e parlare dei programmi che Paolo De Maio e la sua squadra hanno messo in campo per la città di Nocera Inferiore. Beh, io vorrei andare un attimo oltre, questa visita è già un preludio a quel che potrebbe accadere l'anno prossimo. Parliamoci con molta franchezza: il successo in una città così grande del raggruppamento di centrosinistra può porre le basi alla scelta di un candidato forte, visto il nuovo disegno dei collegi. C'è bisogno di un candidato forte per Nocera, per l'Agro. E questo primo appuntamento organizzato dal PD, comprensivo anche di altre liste partendo da Nocera Libera, cioè l'emanazione diretta di Campania Libera, significa che si guarda con grande attenzione a Nocera e magari da qui potrebbe uscire la candidatura, per almeno una delle candidature alle prossime politiche. Presidente Strianese, oggi tappa a Nocera Inferiore per celebrare la vittoria del candidato a sindaco del PD Paolo De Maio, che lunedì verrà proclamato nuovo sindaco. Eh sì, mi ha fatto piacere partecipare a questa breve iniziativa con Paolo, con l'onorevole Piero De Luca, per salutare in questo caso, diciamo, in particolare gli amici del PD e di Campania Libera, ma ovviamente per ringraziare tutti, tutta la coalizione, tutti i partiti, le liste civiche che hanno contribuito a questa straordinaria vittoria del centrosinistra e di Paolo De Maio. Quindi complimenti in primis a lui, ma ripeto, complimenti a tutti, a chi è stato eletto ma anche a chi non è stato eletto, a tutti coloro che hanno dato una mano in questa iniziativa. Io penso che Paolo sia il migliore sindaco che potesse avere Nocera in questo momento. Abbiamo lottato tutti, ognuno nel nostro piccolo, per far sì che lui diventasse il primo cittadino di questa città importante. Una vittoria secondo me significativa dal punto di vista politico per il PD e per il centro-sinistra nell'agro nocerino, ma anche in tutta la provincia di Salerno, perché Nocera è una città importantissima dal punto di vista sociale, economico, culturale, e quindi ci tenevamo a che un uomo del Partito Democratico, ma comunque un uomo del territorio, conoscitore dei problemi di Nocera e del territorio limitrofo, potesse assumere questo ruolo. Abbiamo il tema delle ZES da affrontare, abbiamo il tema della caserma di cui parlavi, c'è l'ospedale, c'è il tribunale, abbiamo tante diciamo, progetti, tanti programmi e tante criticità o tanti programmi virtuosi di cui occuparci, e noi saremo qui al tuo fianco, Paolo, questo te lo posso garantire. Perciò ci tenevo a essere qui presente oggi, tutti quanti insieme, per ringraziarvi e per farvi sentire con forza il sostegno, la vicinanza che vi abbiamo riposto prima e riporremo ancora di più nei prossimi anni. Onorevole De Luca, siamo qui a Nocera Inferiore per celebrare quello che lei ha definito un risultato storico. Sì, sono molto contento di essere qui oggi insieme al segretario provinciale Vincenzo Luciano, al presidente della provincia Michele Strianese, per salutare Paolo De Maio e ringraziare tutte le candidate e tutti i candidati che hanno deciso di impegnarsi e metterci la faccia in questa competizione, in questa battaglia civica, politica, sociale per il futuro della città di Nocera. Credo che Nocera abbia premiato e abbia apprezzato la scelta del candidato, una persona di grande qualità, competenza, autorevolezza, ha un senso di responsabilità che ha dimostrato in questi anni all'interno dell'amministrazione, e poi abbia premiato il programma e la capacità di un intero gruppo politico di mettere insieme un progetto per Nocera, senza parlare contro nessuno, ma parlando del futuro di questa comunità, dei programmi e dei progetti di sviluppo per le donne, gli uomini, i ragazzi, i lavoratori, gli imprenditori, i professionisti di Nocera. Abbiamo fatto una campagna elettorale sobria, seria, responsabile, senza cedere a qualche provocazione, a qualche attacco, e credo che il risultato abbia premiato questo impegno di grande responsabilità che abbiamo messo in campo negli anni e che oggi vede i suoi frutti. La sua presenza qui, insieme a quella del presidente Strianese e del segretario Luciano, mostra la vicinanza della filiera istituzionale al nuovo sindaco. Qual è l'impegno che provincia, regione e lei al Parlamento vuole assumere al fianco di De Maio per risolvere quelli che sono problemi ad ampio raggio? Mi riferisco all'ospedale, mi riferisco al tribunale e a tantissime altre criticità che non riguardano ovviamente solo l'ente comune.
Assolutamente sì, io credo che sia importante non aver deciso, e ringraziamo i cittadini di Nocera per aver fatto questa scelta di isolare la città. La città è al centro della nostra provincia, al centro dell'Agro-Nocerino, è punto di riferimento e avrà al suo fianco le istituzioni più importanti, sovracomunali, la provincia, la regione, e avrà un impegno forte da parte mia, ma spero da parte di tutti gli altri rappresentanti parlamentari, per dare una mano a Paolo De Maio. I sindaci non possono risolvere da soli le tante problematiche che ci sono, lei ne citava alcune, ci sono progetti legati all'ospedale, alla riqualificazione, al riutilizzo della caserma, problematiche legate al tribunale che abbiamo iniziato a seguire nei giorni scorsi e tanti altri progetti legati allo sviluppo infrastrutturale del territorio, alle politiche sociali, alle scuole, agli asili nido, l'area industriale che dobbiamo lottare perché possa utilizzare i benefici delle zone economiche speciali. Ci sono tutta una serie di impegni che abbiamo tutti quanti insieme assunto a fianco a Paolo De Maio. Il lavoro del sindaco è il lavoro più difficile che c'è da un punto di vista politico e può essere portato avanti soltanto se fatto insieme agli altri livelli istituzionali. Noi oggi testimoniamo, come abbiamo fatto già prima delle elezioni, ancora di più ci teniamo a dare questo segnale oggi, la vicinanza al neoeletto sindaco Paolo De Maio, a tutta la squadra amministrativa, ma a tutta la comunità di Nocera. Non solo Nocera Inferiore, il Partito Democratico ha ottenuto risultati importanti in tantissimi altri comuni della provincia di Salerno, Agropoli e Castel San Giorgio che lei citava. Che significa questo per il PD anche in chiave delle elezioni politiche del prossimo anno? Ma semplicemente siamo soddisfatti per il lavoro fatto, il PD è il primo partito in provincia di Salerno, è il primo partito in Campania, primo partito in Italia. In provincia di Salerno abbiamo ottenuto risultati importanti in amministrazioni come Agropoli, Castel San Giorgio, a sostegno di un sindaco civico ma che abbiamo supportato a Mercato San Severino, qui a Nocera. Davvero è stato un risultato importante che premia l'attenzione, il senso di responsabilità con il quale stiamo lavorando da un po' di tempo a questa parte per portare risultati, sviluppo, progetti di riqualificazione interiale del nostro territorio in questa provincia. Dobbiamo semplicemente continuare lungo questa strada. Questo di oggi, il risultato di questa tornata amministrativa è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Quindi è semplicemente uno stimolo ulteriore a lavorare con umiltà, con attenzione giorno per giorno accanto ai nostri cittadini. Innanzitutto mi fa troppo piacere quest'oggi rincontrare voi qui e ospitare e condividere questo momento con l'onorevole De Luca, il presidente della provincia Michele Strenese e il segretario provinciale Enzo Luciano. Innanzitutto, che dire? Io dico che qui giochiamo in casa, qui siamo a casa nostra quest'oggi. Siamo a casa nostra perché è la prima pietra di quello che abbiamo costruito in queste non solo in queste ultime settimane, non solo negli ultimi mesi, ma come dicevano loro, negli ultimi anni. Lo facciamo perché? Perché io devo innanzitutto, io ho sempre detto che non sarei stato un candidato a prescindere, ma che mi candidavo ad essere rappresentante di una squadra, in un perimetro definito, una squadra di governo che era stata che ha diverse proiezioni a livello provinciale, a livello regionale, e che da uomo di partito desideravo e ambivo ad avere una candidatura dal mio partito, di cui mi sentivo e mi sento parte integrante, e che avrei insomma imbastito e fatto in modo di creare, ambivo a creare una coalizione di un'area politica definita con quell'area civica che ha contraddistinto la passata, l'ultima, la recente amministrazione di cui abbiamo fatto parte e che quindi sentivo che vedeva in me una persona capace di creare queste condizioni. Paolo De Maio, lunedì ci sarà la sua proclamazione a sindaco, ma di fatto già ha cominciato a lavorare, già sono arrivate le prime riunioni, i primi complimenti, oggi un passaggio significativo per celebrare la sua vittoria. Sì, abbiamo detto che quando parlavamo di squadra, di rappresentare una squadra, non consideravamo solo la squadra a livello locale, quello che eravamo stati capaci di mettere in piedi in termini di coalizione, di nuova proposta amministrativa, ma è anche una squadra che racchiude dei rapporti, delle relazioni che abbiamo messo
in atto nel tempo, che hanno le radici negli ultimi anni dell'esperienza amministrativa fatta a fianco di Manlio Torquato, dove anche lì, già da lì, abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Quando c'è stata l'occasione ci siamo schierati e abbiamo fatto il lavoro e abbiamo seminato tantissimo e posto appunto delle basi per poi raggiungere numerosi obiettivi, tanti anche ancora più ambiziosi. L'onorevole De Luca diceva che la loro presenza qui testimonia la vicinanza delle filiere istituzionali. Cosa si sente di chiedere il neosindaco De Maio alla provincia, alla regione e al Parlamento per aiutare la città di Nocera? Ma io, il mio modus operandi è stato sempre quello di una relazione costante con gli enti sovraordinati per le questioni, per le macro questioni, le questioni soprattutto comprensoriali. Sappiamo che affrontare in questa città temi come l'ambiente, la mobilità non possono essere affrontati in modo autonomo come amministrazione cittadina. Poi abbiamo questioni regionali importanti, lo abbiamo fatto sul completamento della rete fognaria, l'abbiamo fatto sul finanziamento della rotatoria dello svincolo autostradale, lo stiamo facendo su Monte Vescovado. Rappresento che comunque abbiamo già in agenda dei temi anche di natura un po' più governativa, quelli che abbiamo affrontato in queste ore con anche l'onorevole Piero De Luca, e mi riferisco alla caserma Tofano, mi riferisco alla questione tribunale. Temi che devono essere affrontati con le spalle larghe e la schiena dritta, ma che possiamo farlo perché abbiamo questi rapporti e queste relazioni con gli enti sovraordinati. Si è parlato di risultato storico, anche perché è la prima volta che un sindaco viene eletto al primo turno al suo primo mandato. È certamente una soddisfazione enorme, ma probabilmente anche un pizzico di responsabilità in più. Ma la responsabilità, quella c'era già prima. Io dicevo durante la campagna elettorale che ero già stato fortunato, perché essere il candidato della tua città, per chi come me aveva costruito la sua presenza politica in 10 anni di amministrazione a fianco del sindaco Torquato, e non avevo un'esperienza né una tradizione familiare, era già un risultato inimmaginabile. Poi aver raggiunto addirittura il traguardo, questo mi riempie di gioia, mi rende fiero, e chiaramente la responsabilità c'era prima, c'è ora, ci sarà dopo, ma diciamo che la squadra che abbiamo messo in campo è una squadra che avverto che mi accompagna durante questo percorso. Torniamo un attimo indietro, il segretario Luciano ci ha svelato questo piccolo retroscena. Lei all'inizio dell'ultimo quinquennio Torquato ha rifiutato un ruolo assessorile o di vice sindaco che sia per lavorare all'interno del Consiglio Comunale, per lavorare magari un po' più dietro le quinte ed essere accanto al popolo. Il risultato ha premiato, la scelta ha premiato. È notorio che il Partito Democratico insomma, sul tavolo di maggioranza avrebbe dovuto ottenere proposto anche dallo stesso sindaco, il vice sindaco, e con una delega abbastanza importante, però anche lì ho deciso di mettere la mia fiche su una questione che mi avrebbe concesso di seminare ancora per raccogliere più avanti. Ho sempre affrontato le questioni importanti, anche quelle, non solo quelle politiche, nella mia vita in questo modo. Sapevo che potevo contare sui miei amici, quelli di sempre, quelli che mi hanno accompagnato durante questa esperienza politica, anche all'interno del partito. Tanto che poi anche lo stesso partito ha puntato su di me, ha investito su di me in questa nella fase preliminare della campagna elettorale, per cui ho creato le condizioni e sono contento di come è andata. Ringraziando il Partito Democratico e l'onorevole De Luca per la vicinanza e soprattutto per la fiducia che mi hanno mostrato qualche mese fa, quando hanno creduto nella mia investitura,
ed oggi per gioire insieme. Grazie.